Andrea Pozzo, noto come pittore quadraturista, ha scritto un famoso trattato, il De Perspectiva Pictorum et Architectorum, dove all'interno di questo trattato spiega, scrive, discetta, illustra come costruire visivamente, come progettare e realizzare architetture illusorie, intese come deformazioni da poter essere corrette, che vengono corrette dall'occhio, dall'osservazione dell'occhio. In appendice a questo consistente trattato, scrive però anche breve istruzione per dipingere a fresco, all'interno della quale, lo vedremo, spiega tutta una serie di operazioni. Allora, questo dei trattatisti è un argomento abbastanza discusso, indagato, che però difficilmente può avere un suo riscontro oggettivo. Vuoi, insomma, per l'impossibilità di osservare, indagare, studiare le opere di questi pittori, ormai magari in posti, luoghi remoti all'occhio e anche per altezze considerevoli senza l'ausilio del ponteggio. Invece l'argomento del quale parleremo oggi è proprio la possibilità, tratta proprio della possibilità che si è avuta al tempo del restauro dei primi degli anni 90 di poter accedere in un luogo facilmente raggiungibile, non con altezze straordinarie, un ambiente alto sui 4 metri, grosso modo, dove per andare sulla volta bastava quello che si chiama un trabattello, insomma. Ecco, questo allora però è stata per me e per i miei collaboratori, e non è un restauro questo che fa parte della mia attività vaticana, ma è un restauro fatto come restauratore sotto l'alta sorveglianza dello Stato, della sovrintendenza, scusate, italiana. Dunque, quell'intervento ci ha fornito anche, oltre al recupero dell'intera decorazione che era poi contestuale al recupero delle stanze originali di Sant'Ignazio, dove Sant'Ignazio visse, operò e morì. Oltre al recupero di quelle stanze fu fatto anche il recupero del corridoio antistante, le stanze dipinto anni dopo, circa nel 1600. 80, appunto, da Andrea Pozzo, pittore che si è formato al nord per poi essere ammesso nella compagnia di Gesù come fratello laico. Attenzione, molti pensano padre Pozzo, no, fratello Pozzo, non era ordinato. Dunque, come dicevo, questo restauro ci ha consentito di poter seguire passo passo, argomento dopo argomento, ciò che lui scrive, perché guardate, non è che i trattatisti spesso mantengono ciò che scrivono. Scrivono che hanno fatto delle cose, ma non è detto poi che queste cose abbiano un reale riscontro. Dunque, questa è la chiesa di Gesù a Roma, come si presenta oggi, e andiamo subito al tempo, in una stampa di Giovanni Maggi del 1625, circa appunto pochi anni prima della decorazione di Andrea Pozzo. Questo è l'ingresso ancora attualmente praticabile per entrare. Questa è la chiesa di Gesù, questo è l'ingresso al collegio dove al piano superiore c'è questo corridoio. Lo vediamo ancora in una pianta di
di Nanni di Baccio del 1553, notiamo già come la via che passa da Piazza del Gesù a via delle botteghe, attuale via delle Botteghe Oscure, fosse a quel tempo obliqua. E questo perché? Perché costringerà, questa è la via, dalla pianta appunto di Baccio, ecco come vediamo la strada segnata in rosso con la facciata in giallo, già ci fa capire la posizione, la struttura di dove erano le stanze di Sant'Ignazio e che poi dopo diventeranno, verranno decorate con il corridoio antistante appunto alle stanze. Da questa pianta notiamo come il corridoio avesse una forma trapezoidale allungata. Lo scopo ottico della costruzione prospettica di Andrea Pozzo era quello di far apparire questa forma trapezoidale, farla diventare rettangolare. Qui si entra nelle stanze di Sant'Ignazio, e teniamo presente questo cerchio rosso. Questo è l'aspetto che hanno entrando nelle stanze. Questo è il cerchio rosso perché è il disco che segnala il punto nel quale bisogna sistemarsi per poter avere una visione corretta delle aberrazioni che sono state messe in atto dal pittore per far immaginare, una volta a botte, trasformarla in volta a cassettoni, a lacunari, piana. Ancora non è percepibile questo, perché non siamo su questo punto qui. E il corridoio da farlo, da modificarlo da trapezoidale in rettangolare, sfondando la parete in fondo. Oggi come oggi, questo artificio, soprattutto in pianta, cioè del pavimento, non è più percepibile perché nel 1848 il pavimento fu rifatto, nel 1448, perché smontando una delle mattonelline del pavimento abbiamo trovato fornace romana 1848, cioè è stata identificata la provenienza. Ma l'effetto è praticamente annullato dalla presenza di queste fasce marmoree di bardiglio grigio, soprattutto queste fasce perimetrali fino in fondo, che annullano, che interrompono la continuità che ci doveva essere al tempo del pavimento originale. Da questa ricostruzione di una studentessa universitaria che ha collaborato con me alla sua, per fare la sua tesi di laurea, possiamo avere una restituzione al computer degli spazi calcolati da Andrea Pozzo, con le sue, queste sono finestre reali, queste no, queste sono rappresentazioni, sono tutte rappresentazioni piane, tutte. Tutte quante, meno queste finestre, questa porta, che sono invece strutturalmente originali. Torniamo alla nostra galleria. Dunque, oltretutto, questa è una mia ricostruzione, ho immaginato di poter tornare al pavimento in cotto originale, che comunque risulta interrotto da questa ombra scura, in seguito vedremo il problema di questi due angeli, che se non ci fosse, perché è un'ombra di, è una ridipintura,
di restauro, che io al computer ho tolto, non avendo quell'ombra, in realtà l'effetto potrebbe essere, non avendo le fasce di Bardiglio, non avendo quell'ombra, l'effetto potrebbe essere questo. L'attenzione del pittore a dare questa idea di continuità del pavimento risulta anche da alcuni piccoli particolari che a volte non risaltano agli occhi. E qua sapete quali sono? Sono proprio queste parti qua fra le colonne binate, questa zona, questo piccolo spazio, ma soprattutto questo e questo. Vedete come i due finti pavimenti sono dipinti col colore del cotto? Per dare la sensazione di continuità del pavimento originale, come nella parete opposta, noi stiamo, da qua si entra, osservando la parete degli angeli, la osserviamo da qua, se ruotiamo cioè, 90 gradi la nostra posizione, vediamo questa porta, che è la porta d'ingresso o di uscita, chiaramente, con la controfacciata. Allora, questa porta però non è originale, non esisteva al tempo, nel 1680. Perché non esisteva? Perché altrimenti Pozzo non avrebbe dipinto. Che motivo aveva di dipingere questi due quadrati di pavimento originale? Dunque, l'idea, e non c'erano neanche le fasce di Bardiglio, come abbiamo detto, l'idea doveva essere questa. Vediamo ancora che cosa ci poteva essere. Probabilmente c'era una tenda a chiusura, invece della porta, questa tenda, che faceva percepire la continuità del pavimento che andava oltre quella soglia. Ecco perché le parti poi colorate con la stessa tinta del pavimento venivano assorbite, inglobate in questa fuga prospettica. Una tenda che sicuramente non arrivava fino a terra. Un'idea, questa è la ricostruzione sempre della studentessa nella restituzione grafica, così poteva, in base alle mie teorie, alle mie deduzioni. Un'idea di quello che, della situazione originaria della galleria, guarda caso, ce l'ha proprio Andrea Pozzo quando realizza in questo affresco l'angelo a Cheropita che dipinge il ritratto di Sant'Ignazio. Piccola nota tecnica che a volte però sono importanti. A parte che io amo sempre indagare in queste rappresentazioni i tipi di tavolozza e come è caricata la tavolozza, quali colori il pittore mette su una finta tavolozza, come li mette, come li sistema, secondo quale sequenza. Ma, altra piccola nota tecnica, nel 1680 questo era ormai il modo affermato di preparare le tele. Le tele venivano preparate in bruno, non erano tele bianche. In bruno con un colore scuro, terra d'ombra, eccetera. Comunque, questa poteva essere la situazione originaria della galleria. Guardate come infatti evoca esattamente la porta timpanata e guardate qui in fondo cosa c'è? Una tenda. Da queste indicazioni, allora, possiamo probabilmente dedurre sia che la porta non era originale e sia che questo vano, questa apertura, era coperta da una tenda. Allora, se alziamo gli occhi e siamo esattamente su quel disco marmoreo, che è il punto di vista dal quale non ci si può scostare e dal quale possiamo percepire questa correzione, cioè la volta a botte corretta in volta piana, a lagunari, immaginiamo di camminare dal centro di questo disco verso la parete di fondo,
Questa è la restituzione volumetrica, sempre della studentessa, come realmente vuole apparire, ma che non è. Allora, camminiamo adesso verso la porta che vi ho detto. Vedete, qui c'è la freccia, questo è il disco. Noi camminiamo dal disco verso la porta e immaginiamo di camminare, di fare i nostri passi guardando il soffitto. E vediamo come man mano che si procede, guardate come si deformano i lacunari. Ci si allontana dal punto di vista e queste curve diventano sempre più evidenti. Tornando al punto di vista, andiamo adesso verso la parete degli angeli. Qui sono dritti, si curvano, iniziano a curvarsi, si curvano fino all'estremo, eccola qua. Ancora più esasperata, guardate come si allunga questo angioletto, ma soprattutto la genialità, l'intuizione e la bravura di Andrea Pozzo fa sì che l'ultimo arco si contorca per poi essere percepito come un arco a mezzo sesto. E pensate che quest'arco parte da una parete, questa parte sta sulla parete, va sulla volta e torna sulla parete, attraversa tre superfici. Guardate come si sta contorcendo sempre più ed eccolo invece visto dal punto corretto. L'angelo si accorcia e l'arco torna ad essere un arco e i lacunari tornano ad essere dritti. Ve lo ripropongo, siamo sul disco, i lacunari sono dritti, incominciano a curvarsi. Ah, anche un'altra cosa interessante, è impressionante, camminando con gli occhi all'insù, sembra, vedete queste scene, no? Questa è dipinta per tre quarti, questa è dipinta quasi per metà. Si ha la sensazione, camminando, di poter poi vedere tutta la scena intera. Mamma dice, adesso ci sarà la scena intera, invece no, è tutta un'illusione, sono dipinte a metà perché la prospettiva impone che vengano dipinte in questo modo per poter avere la scena. Vedete come diventa piccola l'ultima scena? Non c'è niente, non è che la scena continua, questa pure a metà, ecco, fino a giungere al punto di aberrazione massima, eccolo qui, e torniamo. Ecco, questa scena non si farà mai vedere completamente perché non esiste. Benissimo. Allora, dunque, attenzioni che arrivano al parossismo, perché guardate qua giù in fondo le colonne che sono invece così larghe, vedete questa colonna come si è deformata a dismisura il suo capitello, però ci appare dal punto di vista corretto esattamente proporzionata. Non solo, qui c'è un'apertura, una porta che comunica con il convento e questa apertura rettangolare viene modificata con un impasto in stucco appoggiato per addolcire appunto l'angolo e favorire l'esecuzione della foglia d'acanto del capitello. Anche piccole cose come la presenza dal centro, vedete, questo siamo al centro, il disco, guardiamo a destra in alto, vediamo questi puntini tranquillamente formati, mentre se guardiamo qua su in alto già ci appare questo altro puntino che si affaccia, che ha, man mano che camminiamo e andiamo sotto, non guardandoli dal punto di vista, ha questa aberrazione. Ma l'attenzione sui particolari va persino nell'esecuzione di questi tre gradini, i gradini che salgono alle stanze di Sant'Ignazio. Vedete come, non osservati dal punto di vista fisso, corretto, centrale,
questo gradino appare angolato. Guardiamolo dal punto di vista corretto, continua perfettamente. Appena eseguito e chiaramente era perfetto, poi dopo con il tempo il marmo anche, questo è il marmo vero, questo è il gradino che invece continua sul muro, appunto per come quelle piccole parti di pavimento, anche questo contribuisce a, a creare un'illusione generale. Ma non era una novità in realtà, perché già il Lomazzo, in un suo insomma, trattato, come vedete, del 1585, scrive: modo di fare la prospettiva inversa che paia vera, essendo veduta per un unico, per un solo forame. Forame si intende foro. A volte si praticavano fori sulle cornici di tele, quadri, e guardando attraverso questo foro si potevano scoprire dei misteri, così come su questo quadro di Hans Holbein, il giovane, i due ambasciatori, come vedete questo memento mori sul pavimento che io ho deformato, ho fatto tornare alla sua realtà e non è altro che il memento mori di un cranio. E poi, insomma, anche al giorno d'oggi questa è una rivista enigmistica che usa questo logo, stiamo parlando perciò dell'anamorfosi. L'anamorfosi è la distorsione dell'immagine finalizzata poi a una percezione stabilita da un punto di vista. Guardiamo questo logo, deformiamolo, eccolo qua, e si legge penombra. Non solo, c'era un famosissimo artista da strada, che ora ce ne sono tanti altri, basta vederlo su internet, ma ai tempi, qualche anno fa, questo era Julian Biwa, che, guardate, si diverte in strada a fare tutte queste anamorfosi, e c'è stato anche un interessante documentario su National Geographic, mi sembra, non mi vorrei sbagliare, che faceva vedere come lui realizzasse queste anamorfosi, queste deformazioni, vedete i suoi pastelli, man mano, è chiaro che qui tutto dipende da dove è piazzato l'obiettivo cinematografico o fotografico. Ecco il trattato. Questo è il Perspectiva Pictorum et Architectorum. Da qui, e questo è un testo piuttosto raro, non si trova copia anastatica, non si trova realizzazione a stampa di questo. Questo è il testo conservato negli archivi della Compagnia di Gesù, e fortunatamente sono riuscito ad ottenere. Andiamo. Allora, dobbiamo partire dalla tecnica di riproduzione tramite quadrettatura. Non tutti sanno, ma che un disegno si può ingrandire facendo una quadrettatura e riproponendo le misure raddoppiate o per quanto si vuole ingrandire su un'altra quadrettatura, e piano piano riportare gli stessi segni, un po' come una battaglia navale che si usa fare, misurando il passaggio delle varie linee riproposte dal modello piccolo a quello grande. Così si può fare anche se si vuole dipingere un soggetto in estrema anamorfosi, cioè deformandolo per farlo tornare alla vista così come è stato progettato. Dunque si fa una quadrettatura ortogonale, lato per lato stesse misure, la si deforma quante volte si vuole per poter riportare poi i punti, gli stessi punti si riportano. Vedete,
prendiamo esempio dal riquadro del gomito. Questo riquadro del gomito, abbiamo un punto del gomito che passa qui, circa a metà di questo quadrato, invece nel rettangolo appunto noi lo riportiamo a metà ma di un rettangolo. Dunque il tutto viene stirato per poi tornare ad essere percepito secondo la visione imposta dall'anamorfosi. Come si otteneva? Sulle pareti abbiamo visto, era sufficiente eseguire una, iniziamo a utilizzare il termine che usa Pozzo proprio nel suo trattato, una graticolazione prospettica sulle pareti. Ma sulle volte, come ha fatto a trasferire la quadrettatura non su un piano ma su una superficie curva? Ed è lui stesso che nel suo trattato dice come feci io al corridore. E che cosa dice? Dovrai sottendere dall'imposta della volta tutta una serie di spaghi, di corde, tante quanto dovrai stabilire tu di riportare la quadrettatura che hai sul bozzetto. 10 riquadri, 10 spazi, uguali, rapportati nelle misure. Perciò farai le ordinate, no? Le ascisse, una graticolazione. Aspetterai la notte, dopodiché metterai una lanterna, una sorgente luminosa, sul pavimento, sul punto di vista che tu stabilirai, il disco marmoreo, da quel punto di vista poi accenderai questa lanterna di notte. E nottetempo andrai con un pennello a segnare tutte le ombre che ti si creeranno. Ecco, io in questa animazione di Antonella Tosti ho riprodotto il processo. Si accende la lampada, la graticola è su, ed ecco che si proiettano le ombre deformate della graticola. Vedete com'è quassù? Questo è quanto ci dice nel suo trattato. Dunque, riportato in grafica, in pianta, questa è la proiezione di una graticolazione prospettica fatta di spaghi dal centro, vedete, come abbiamo visto poi essere stata realizzata in realtà, le linee che piano piano vanno ad esageratamente curvarsi verso gli estremi. E qui inizia, eccola qui, breve istruzione per dipingere a fresco. Il primo pensiero di Fratel Pozzo, che era dai suoi biografi descritto come una persona mite, buona, caritatevole, insomma, quello che noi usiamo dire un bravo uomo. E infatti lui dedica, come abbiamo visto anche un po' per Raffaello, dedica l'introduzione alla breve istruzione per dipingere a fresco proprio al muratore. Leggiamo perché è interessante. Ancorché il primo che si deve esporre al pericolo sia il muratore, cioè il primo è lui che si espone al pericolo. Qui abbiamo un palco un po', potrebbe sembrare quello utile alla galleria, ma già se si va nella chiesa di Sant'Ignazio, lì si sono volte altissime, è una delle chiese più alte di Roma, perciò ci sono veri e propri impalcati. Allora, il primo a esporsi al pericolo è il muratore. Deve però non di meno considerare anche il pittore a che sostegno mette la sua vita, né perché quello più arrischiato non teme il precipizio, per questo dobbiamo esporci all'avventura, perché finalmente l'altrui buona sorte non può assicurarci dalla caduta. Se non cade il muratore, non è detto che non cada pure il pittore, perciò raccomandiamoci al muratore, raccomandiamoci a chi farà il palco, a chi farà, ai cordaioli che facciano bene le legature. Dunque il primo pensiero sempre
per chi non deve stare comodamente seduto ad un cavalletto in uno studio è quello di arrischiarsi, avventurarsi sui ponteggi. In Roma, e qui iniziamo con l'intonacare, in Roma i pittori usano la pozzolana e questo proprio è il compendio di tutto quello che abbiamo detto praticamente fino a ora, attraversando i nostri secoli di pittura. Anche lui era di formazione nordica, dunque non era abituato ad ottenere intonaci con la pozzolana. Qui abbiamo a sinistra la pozzolana, vedete com'è granulosa, e a destra la sabbia con una granulometria molto più omogenea. In Roma i pittori usano la pozzolana, ma per essere inugualmente granellosa è malagevole spianarla perfettamente, è impossibile rimaneggiarla dopo qualche ora. Qui c'è tutto un testo di tecnica. Chi fa l'intonaco a calce e sabbia la spiana tranquillamente, gli viene una tavola e la può anche toccare, stringere, come si usa in termine, in termine tecnico, nell'arte muraria. Stringere l'intonaco significa lavorarlo con la cazzuola, con il fratazzo, far uscire sempre più acqua. E questo si può fare nella sabbia. Nella pozzolana, chi ha fatto l'intonaco di pozzolana sa che quando lo vai a rilavorare, non si sa perché, ma un granello più grande ti salta sempre fuori e tu con la cazzuola fai i solchi, te lo porti appresso. Perciò lui inizia col dire, guardate che comunque meglio farlo a calce e sabbia. Però io a Roma ho dovuto usare la calce e pozzolana. E qui dà un'indicazione, la granitura. Non mi ricordo, mi sembra averne già parlato, ma non mi ricordo. Vediamo cosa dice. Spianata che sia ugualmente l'intonacatura, sarà bene con un pennello sollevare i minuti granelluzzi di arena. Lui scrive come se utilizzasse l'arena, la sabbia, arena, la sabbia, a ciò che più facilmente si attacchino i colori. Questo sollevare l'arena noi chiamiamo granire. E questa è una foto che ci testimonia la superficie ruvida dell'intonaco di Andrea Fuzzo. Aggiungo, la granitura ha un doppio effetto. Non so se dopo, sì, ha un doppio effetto. Chi ha praticato un po' l'arte del fare affresco o di chi ha avuto la possibilità di intonacare, di usare malte, eccetera, eccetera, sa che la malta appena stesa e lavorata, dopo un po', produce sulla sua superficie una crosticina opalescente. Viene in superficie un inizio a contatto con l'aria, l'intonaco, la calce, dà inizio ad una carbonatazione. Se noi dipingiamo su quella crosticina, il colore non ci si aggrappa molto bene, tende a slittare, non si andrà a carbonatare, non diventerà intimo, adagiato su un intonaco, quello catturerà e lo intrappolerà nel processo di carbonatazione. Dunque, meglio, come dice lui, per far aggrappare, meglio rompere questo velo o con un pennello semi-umido o con uno straccetto, un piccolo straccio, un cencio, passarlo sopra, in modo tale da richiamare in superficie, perché quell'opalescenza chiude i pori e non permette più l'aggancio. Perciò, togliendolo, si richiama in superficie umidità e si favorisce una carbonatazione migliore. Ma ciò non comparisca all'occhio, la granitura, pittura rozza, perché è ruvida, si sovrappone al fin dell'opera un foglio di carta e con la cucchiara mediocremente si premono le soverchie prominenze. Cioè dice, bene,
richiama questa umidità in superficie, granisci, ma attento che se stai troppo in basso e può essere visto, non è che la pittura appaia bella, smaltata, perché appare un po' ruvida. A quel punto prendi un pezzo di carta, mettilo sopra e con la cucchiaia vai a schiacciare questi granelli. Ebbene, ecco l'impronta del foglio di carta. Eccolo qua. Questa è l'impronta che abbiamo. Guardate come la superficie cambia, vedete? Tra qua e qua, si vede bene lì? Ma, insomma, cambia. E fatta esaminare questa impronta dei colleghi del restauro a carta, mi hanno confermato che questo foglio aveva le vergelle e i filoni, sì, filoni e vergelle, manifattura caratteristica cinquecentesca, dal Cinquecento in poi. Dunque è un'impronta originale. Non cominciare la pittura finché la calce difficilmente riceva l'impronta delle dita. Lui consiglia di aspettare che l'intonaco inizi ad asciugarsi, a tirare, il termine tecnico, il gergo proprio. L'intonaco deve tirare, ma cosa presuppone questo? Una pittura rapida, potente, corposa, altrimenti non fai a tempo. E lui stesso dice, se si inizia, io non vi ho portato chiaramente tutto, sono degli estratti, ma se lui dice, se inizio a dipingere quando ho appena steso l'intonaco, e questo è vero, chi ha provato lo fresco lo sa, mi porto appresso, sposto tutti questi granelli, c'è troppo molle, e la pittura ti verrà fiacca, perché lì l'azione della calce è ancora più ancora attiva, è molto attiva, non è in asciugatura, è appena stesa. E ti brucia un po' il colore. Aspetta un attimo, fin quando capirai che non si possa toccare col dito, che si possa toccare col dito perché non rimane l'impronta. Ed ecco allora che inizia la stesura delle giornate, vedete, questa è una giornata presa in luce radente, e questo ricalcare. Qui ci dice, allora stabilite che siano i contorni del disegno in carta grande, come abbiamo detto si scomporrà sopra l'intonaco, eccetera, eccetera. Va bene. Ed allora con una punta di ferro andrete leggermente premendo i contorni. Praticamente lui spiega proprio l'incisione indiretta. E poi dice, comunque nelle parti più raffinate, dove bisogna entrare in particolari, quest'altra linea indica l'accitazione dello spolvero. Cioè dice, usate anche lo spolvero. Dunque, troviamo tutto ciò che lui scrive, incisione, guardate che bella, questa incisione, questo abbozzo, che poi completa senza l'uso del cartone, e qui abbiamo altri esempi classici di incisioni, eccole qua. E qui abbiamo invece il classico spolvero, è doveroso pure testimoniarlo, in più l'uso logico dei classici compassi a doppia punta per tracciare dei cerchi sull'intonaco. E qui torniamo un po' al discorso di questa mattina. Quando si restauravano questi affreschi, dice, qui qualcuno è venuto e ha sfregiato queste opere. Guardate i segni di matita qui, ma dico, ma insomma, sembrava un qualche cosa di posteriore, di quasi degli scarabocchi, dei danni fatti, invece no. E questo è tutto opera dell'artista, anche perché, come vedete, questi segni di grafite scompaiono poi sotto la pittura. Sono dei segni di riferimento
di dove stendere poi l'intonaco, fatti con della grafite, che non è citata. Nell'appendice al trattato sull'affresco, su come si fa l'affresco, non è citata questa grafite, non viene proprio menzionata, il che significa che apparteneva proprio a un gesto da non codificare, perché non era un gesto importante. A volte si può segnare col carbone, con la grafite, sul muro, ma non... No, noi abbiamo visto che compare così la citazione del lapis rosso, lapis negro in alcuni documenti, ma nei trattati, insomma, questo materiale non è citato a differenza di altri. Comunque troviamo, e che vedremo chiaramente dopo, troviamo anche dei segni, vedete, questi segni sono segni di abbozzo su giornate già asciutte, dove il cannello di grafite può fare il suo effetto, può scrivere. E così l'ala di questo angelo, vedete, questa è la giornata, vedete la giornata, eccola qua, e qui c'è la traccia, l'indicazione, probabilmente l'impostazione generale per avere un'idea, dopo mettere il cartone oppure dare indicazione al muratore dove intonacare. Questa è un'altra immagine che ci fa vedere l'ala, eccola qua, i segni di questa lapis. E qui c'è un riassunto della tecnica esecutiva, dei modelli fatti fuori opera, in laboratorio, prendendo esempio questa testa. Qual era il procedimento? Si stende la giornata, eccola qua, con il classico giunto a scivolo. Questa è l'intonaco, l'arriccio, che attende di essere colmato con l'intonachino. Questo è il pennello che serve per granire, qui si stende la tinta a fresco, poi si traccia con la matita il segno grosso modo di dove deve arrivare questa giornata, si stende altro intonaco, si granisce, si abbozza con il carboncino, si passa il cartone e si comincia. Questo è un po' il riassunto delle fasi salienti, che in realtà comprendono una codificata, che è quella del granire, e l'altra non codificata dell'abbozzo con la grafite. Lui però raccomanda anche, se si dovesse fare qualche grande architettura, è necessario preparare una tinta maestra. Saggio. Perché? L'architettura, e come lo vediamo in questa grafica, i segni rossi sono le giornate. Guardate come sviluppa in un'unica giornata, per esempio, tutta questa parte. Ma le architetture, lui dice, ti conviene fare una tinta maestra, cioè non pensare di fare delle architetture a tavolozza, altrimenti la tinta, i componenti della tinta, il grigio fatto col bianco, un po' di nero, magari un po' di terra d'ombra, i componenti della tinta variando potrebbero variare anche la tinta, e dunque il risultato, stiamo sempre parlando di tecnica a fresco, non si vede quello che si fa, si vede il giorno dopo, teniamolo sempre a mente, però per fare un'architettura non si può rischiare di fare dell'architettura che poi viene con toni o bruciati o più scuri o differenti nell'impasto. Perciò prepara un bel secchio con una tinta, tanto non ci va dentro nessun collante, è solo acqua e colore, ogni tanto rimestalo e usalo per le tue giornate dell'architettura, in modo di avere una sequenza omogenea. Ah, una curiosità, questa ve l'ho portata, nella galleria c'è questa bruciatura di candela. Qui quando si parla dei colori di Marte, no? I famosi ossidi e sesquiossidi di ferro, le tavolozze dei frescanti e anche dei pittori da cavalletto abbondavano dei colori di Marte, che partivano dall'ocra, che era chiamato giallo di Marte,
fino ad arrivare al nero, secondo una sequenza e secondo toni ottenuti con la cottura e ricottura della stessa terra. Cottura e ricottura che ha prodotto, infatti, lo stesso processo illustrato nel grafico, lo ha riprodotto su questo vaso bruciato da una candela. Guardate dove la fiamma, dal giallo ocra di partenza, eccolo qua, dove la fiamma era più forte, si è prodotto il nero. Poi si è prodotto intorno un alone di violetto di Marte, che è il caput mortum, poi si è prodotto un bruno di Marte, e così tutte le sfumature assegnate. Dunque la prova provata di come i colori di Marte, essendo esposti a fonti di calore molto alte, producano altri colori. E poi l'uso del bianco, lui stesso poi analizza colore per colore, usa il bianco, iniziando dai bianchi, dalle terre, eccetera, eccetera, dice quali sono buoni, quali non sono buoni. Ma io mi volevo soffermare pure sulla bellezza, sulla qualità. Concentriamoci su quest'angelo, al di là della sua elegantissima postura, del suo sguardo ottenuto senza sclera, praticamente solo occhi in ombra, pensierosi, quest'ala che fa pensare più alla valva di una conchiglia, per quanto è delicata, e guardate come realizza, concentriamoci qui, questo è il suo volto, come il pittore rapidamente, sull'intonaco che sta tirando, realizzi con pochissime pennellate lo scuro di questo abito rosa. Guardate qui, addirittura il pennello gli si apre, ecco, a parte questo massimo scuro, con questa terra rossa profonda, guardate qui il pennello gli si apre, ma guardate la rapidità del riempimento di questi scuri. Sembra quasi di vederlo mentre tocca queste ultime parti per dare rilievo a questo meraviglioso angelo. Torniamo sul nostro trattato, perché tutti ci riempiamo la bocca, anche io l'ho detto prima, non sempre si può utilizzare il cinabro a fresco, ma lui ci dà un suggerimento, dice io lo posso, io vi dico come usare il cinabro a fresco. Allora, andiamo rapidamente, guardate che dice questo colore è il più vivace di tutti ed è affatto contrario alla calce, particolarmente quando è esposta all'aria. Però quando la pittura sta al coperto, io l'ho spesso adoperato in molti panneggiamenti, avendolo però prima purgato col segreto che ora dirò. Prendasi cinabro puro in polvere, postolo in una scodella di maiolica, vi si infonda sopra dell'acqua che bolle. Non è acqua calda, eh? L'acqua che bolle è l'acqua di calce, latte di calce, calce idrato. L'acqua che bolle, quando in essa si disfà la calce viva, cioè quell'acqua che serve per spegnere la calce. Ma sia l'acqua quanto più chiara si può, poi si getti l'acqua, e più volte allo stesso modo vi si rifonda della nuova. In questa maniera il cinabro si imbeve della qualità della calce, né la perde già mai. Allora lui dice, usa il cinabro, usa la calce per veicolare, per rendere il cinabro accettabile alla carbonatazione, attraverso diversi lavaggi di acqua, con latte, chiamato in gergo dell'arte muraria, latte di calce. A proposito, una piccola parentesi, per leggere nel modo dovuto i testi d'archivio, le conoscenze delle diverse accezioni dei materiali, dei colori, eccetera, eccetera, è capitato personalmente in un convegno, no scusate, non un convegno, in una presentazione, alcune persone che stavano, non restauratori, alcune persone presentavano il restauro di alcuni dipinti murali al Collegio Capranica di Roma, un collegio storico, pontificio,
stavano presentando i restauri, gli studi su degli affreschi dei primi del Novecento. Il relatore continuava a dire: questa è una pittura che è stata fatta a colla, perché c'è scritto negli archivi, nei testi, nelle rimesse di pagamento, nelle ricevute, eccetera. Sinceramente, personalmente, non mi sembrava una pittura fatta con della colla. Sembrava una pittura a fresco. E infatti io poi sono andato dal relatore in separata sede e ho detto: scusi, me lo fa leggere per favore il testo? E nel testo c'era scritto: data la colla, e poi ho cominciato a dipingere. Non si intende né data la colla, colla organica, collante organico, né dipinto con la colla, perché almeno a Roma, non so poi in altre parti, io ho sentito i muratori che chiamano colla l'intonachino. L'ultimo strato dell'intonaco lo chiamano la colla. Hai dato la colla? E lì è stato interpretato colla, senza conoscere la terminologia locale, è stato interpretato colla come passaggio di una sostanza organica. Chiusa parentesi, questo perché siamo nel mondo dell'archivio, nel mondo, siamo nei testi d'archivio, va bene? Dunque il cinabro, ma c'è anche il lapislazzo, che già ho detto, che Ghirlandaio trovò, usò una tecnica sconosciuta per dare, e abbiamo visto Michelangelo anche, lapislazzuli, stendere lapislazzuli in affresco. Lui parla del lapis, dell'oltramarino, come un colore sia buono a fresco che a secco, ma non si usa perché costa troppo. Ecco, questa è la sua conclusione, ma secondo me pure lui conosceva un segreto per poterlo. E questo è il cinabro, dato un esempio di cinabro dato in affresco. Eccolo, l'oltramarino, riesce tanto a fresco quanto a secco, solo non si adopera da molti perché egli è caro. Ed eccolo comunque in quella scena che vi ho fatto vedere prima dell'angelo cherubita che dipinge il ritratto di Sant'Ignazio, ecco questo panneggio, questo è lapis dato a fresco. Però abbiamo delle eccezioni. Allora, la composizione prevede dei bellissimi angeli a figura intera che sorreggono dei vasi con dei fiori. Il vaso è anamorfico, lo vedete com'è dilatato? I fiori no, non seguono questa anamorfosi. Adesso vi dico una delle mie interpretazioni, poi vi dirò anche la seconda. La prima interpretazione potrebbe essere, intanto, che questi fiori non presentano né spolvero né niente, né incisione, e sono dipinti con colori e con il bianco di piombo. Sono dipinti a secco. Allora, o si è chiamato uno specialista del tempo, e al tempo ce n'erano un'infinità di, insomma, Recco, Porpora, insomma, in quegli ambiti lì, in quegli anni, il fiorante napoletano, Mario dei Fiori, tutta gente specializzata, anche dei fiamminghi, per carità, specializzata nell'esecuzione di fiori, perciò l'artista chiama lo specialista e fa i fiori. Seconda teoria. Qui siamo in ambito gesuitico, questa galleria è della Compagnia di Gesù. Per gesuiti tutto ha un significato, anche i fiori. E infatti c'è stata la dottoressa De Angelis che con me al tempo ne studiò il significato. La rosa vuol dire una cosa, il crisantemo vuol dire un'altra, l'edera, il ciclamino, cioè ogni fiore nel tempo però, vedete, ritorniamo sempre ai
come si dice, ai significati iconografici, non sempre hanno avuto lo stesso significato. Per la cultura gesuitica avevano, i fiori avevano un determinato significato, indicavano, lanciavano un messaggio, ciascuno diverso. Dunque questa è la seconda ipotesi. Vedremo il resto. Sfumare ed intenerire. Si usano pennelli teneri di setole di porco, ma poco bagnati. Lo riusciamo ad immaginare? Eccolo. Pennelli di setole di porco poco bagnati. Questa gambina, questa gambetta, è tracciata proprio con un pennello, avete visto? Un pennello quasi un dry brush, come si usa dire, cioè un pennello intinto appena, cioè appena umido sulle punte, intinto del colore stesso, ma anche addirittura solamente con della polvere che viene, polvere di colore, che viene data sopra alla pittura per sfumare ed intenerire. E come accade per esempio su questa gamba in alcune parti di questi puttini, e in quel caso il nostro dry brush diventa, in termine gergale, il fregazzo. È un termine usato da moltissimi pittori. Pennello semibagnato, con il colore intinto, strofinato, il fregazzo, strofinato sulla superficie che si vuole sfumare, in modo da non avere la vera e propria velatura, perché le vere e proprie velature, eccole, guardate, questo cassettone architettonico, ad esempio, guardate la bellezza di quest'ombra sottolineata, quest'ombra con la luce dal basso in alto, quest'ombra che si proietta sull'architettura per dare ancora più rilievo a questo cassettone, ma questo cassettone ha una sua rifinitura a velatura con terra d'ombra data con un colore molto liquido. Anche in questo possiamo notare qui questi elementi decorativi architettonici sono sfumati con colore abbastanza liquido. Al presente si costuma assai in Roma di dipingere sulle muraglie secche. E lui viene chiamato dalla compagnia, da Trento scende a Roma e quel corridoio, il corridoio di Sant'Ignazio, in realtà rappresenta la sua tesi di laurea per farsi accettare nell'ambito della compagnia di Gesù e per ottenere tutta un'altra serie di commissioni, tra le quali la meravigliosa cupola di Sant'Ignazio, la volta di Sant'Ignazio, eccetera, eccetera. E lui dice, ma qui a Roma si usa dipingere sulle muraglie secche. Effettivamente poi non vi ho portato tutto il testo, ma parla di come preparare questo muro per dipingere sulle muraglie secche. Bisogna ben purgarlo, cioè togliere le muffe con le spazzole, con delle spazzole di saggina, e poi stendere mani di colla e poi di gesso e così via. Va bene, ma questo a noi riguarda relativamente. Però lui usa comunque e dice, se quando potrai fare tutto a fresco, è bene terminare a fresco. Proprio se non puoi, usa pure dei piccoli, in piccole parti, dei colori dati a secco. E qui vediamo nel miracolo dell'esorcismo di Sant'Ignazio, qui c'è la cupola di San Pietro, i diavoli sono proiettati sulla cupola di San Pietro, va bene, e vediamo come questi diavoletti comunque sono eseguiti a secco. Chi può finire a buon fresco sarà sempre meglio dipinto, ecco, ma si può e si deve, attenzione, si deve ritoccare con pastelli fatti di gusci d'uovo. Attenzione a questa parola, pastelli fatti di gusci d'uovo. Perché, ad esempio, devo citare la fonte, nel Mora Filippo ho trovato, nella tecnica pittorica del XVII secolo, viene citato Andrea Pozzo come un pittore che usa ritoccare a uovo. Errore.
non era stato fatto ancora il restauro, non ci sono, almeno nel corridoio, ma ho parlato anche con il restauratore Pizzinelli che ha restaurato, poi siamo confrontati a Mondovico, non compare questa tempera a uovo, lui non la cita nel trattato, questo gusci d'uovo, sapete perché è stato interpretato come uovo? Guardate, dove è andato a finire? Eccolo qua. Perché? Perché nel trattato, queste sono le due pagine, non avendo, essendo un trattato antico, non ha paginazione, non ci sono i numeri di pagina. Se si staccava una pagina per poterla ricollocare, si ripeteva l'ultima parola del capitolo, gusci d'uovo, d'uovo, ripetuto nella pagina dopo. Questo ha portato all'errata interpretazione sulla tecnica esecutiva di Andrea Pozzo che utilizzava la pittura a uovo. Non è così. Lui dice proprio come si fanno i pastelli con gusci d'uovo. Ed eccola la prova provata. Qui abbiamo pastello, pastello, qui abbiamo pastello, qui abbiamo pastello. In queste pieghe, tutte queste pieghe qua, terra d'ombra, ecco quest'ombra fatta ritoccata in pastello, quest'ombra ritoccata in pastello, questi splendidi, meravigliosi angeli, le cui il bordo, la conoscenza degli strumenti di questo pittore era straordinaria, il bordo della viola da gamba è ritoccata, risuggerita, come tutte quante i profili, col pastello bruno. Qui addirittura usa la tecnica di Biu, cioè col pastello morbido, poi sfuma con le dita. Qui usa il pastello a segno, qui a tratto, e qui invece nell'inguine, nelle gambine di questo puttino, sfuma addirittura con le dita, e cosa riusciva bene su un intonaco granito ruvido, è come disegnare col pastello sulla carta ruvida, è logico. Eccolo qua, guardate. Pastello, 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 qui un colpo di pastello rosso sfumato con il dito e qui vediamo il fregazzo. Poi dice, guardate che se non vi riesce qualche cosa, non vi preoccupate, gettatela in basso al coperto, che perché al coperto però si può rifare a secco, purché siano figure più sfumate. Ci ho detto per levarvi ogni scrupolo, dice non... Non vi preoccupate, dimenticate Vasari con le sue teorie sul affresco perfetto, no? Lo conoscete l'aneddoto di Vasari che invita Michelangelo nella sala dei 100 giorni alla Cancelleria a Roma, al Palazzo della Cancelleria, per fargli vedere la sua sala dei 100 giorni e dice Michelangelo, maestro, guardi, tutta questa sala l'ho fatta in soli 100 giorni. Michelangelo gli fa, si vede, perché parlava, ma poi nella sostanza, insomma, non è che fosse così rispondente, perché anche lui, no, ha scritto, sapete bene, un trattato di pittura. Ecco, vedete, per esempio, quest'angelo nel grafico di restauro è riportato come eseguito a sé. Torniamo a proposito di angeli, ai nostri angeli musicanti. E qui al tempo del restauro ci fu un problema che non finiva mai, che non finiva più. Che fare? Che fare? Perché non risultava una redazione originale. C'era qualche cosa che faceva pensare, certamente c'era qualcosa che lasciava perplessi, no? Insomma, due angeli musicanti, questo è seduto su uno sgabello d'osteria, in una rappresentazione con Sant'Ignazio in fondo, l'altare, qui questi due suonano sotto all'altare, accanto all'altare di Sant'Ignazio, si può far sedere un angelo con quelle glorie, no? Quell'enfasi data al santo sulla volta, poi... Li facciamo sedere su dei sgabelli di paglia, insomma, impagliati. C'era da questo punto delle incongruenze, così come
la testa di quest'angelo, ma come lui così bravo a creare illusioni prospettiche, no? E sembra che quest'angelo dia una testata sotto alla mensola dell'altare, tant'è che l'altare ha incisioni, no? Da cartone, e lui invece, quest'angelo, non ha nulla. Vedete come appare con un collo molto lungo, in una posizione sbilanciata. E poi, dov'è il braccio che suona questo violino? Qui c'è una manina che compare da dove? E il braccio dov'è? Impensabili queste cose per Andrea, impensabili. Però il dato c'era. Ecco quest'altro che, anche prospetticamente, lui era il sapiente della prospettiva e dell'illusione. Ma come può concepire un angelo con una viola da gamba, un contrabbasso, non si capisce, con un archetto lungo 3 chilometri, quando lui era così bravo a disegnare strumenti musicali? E poi i cori, i cosiddetti cori di questo strumento, cioè il numero delle corde non corrisponde a uno strumento d'epoca. E la prospettiva, uno strumento frontale con delle gambe spostate tutta quasi di profilo, e qui non c'è gamba dall'altra parte, anche qui scompare un arto. Insomma, c'erano delle incongruenze, la materia, la composizione, la rovina. Probabilmente la parete di fondo era una parete di passaggio, avete visto, c'era una porta, dove abbiamo visto il capitello con quella gola addolcita dallo stucco, lì c'era un passaggio che portava probabilmente le persone che passavano a urtare questi due angeli. E c'è da dire che anche questi potrebbero appartenere a un ripensamento del pittore stesso, che vuole invece omaggiare la figura di Sant'Ignazio che stava sul suo altare mettendo questi due angeli musicanti. Ma certamente di originale non c'è quasi niente. Qui è questa bella fotografia, mi piace ricordarla perché sono state fatte delle cerimonie anche, e abbiamo riproposto a due artisti, due musicisti dal vero, mentre suonano insieme ai due angeli. Quella fu una scelta difficilissima. Vi dico subito che c'era un orientamento della direzione dei lavori, non era direzione, come ho detto, Vaticana, l'alta sorveglianza di sovrintendenza, di togliere gli angeli. E io per scrupolo mi sono consultato anche con colleghi del calibro di Gianluigi Colalucci, di Carlo Giantomassi, a quel tempo Laura e Paolo Mora, e tutti eravamo d'accordo, dice, ma non vanno toccati, vanno acconciati in modo che possano convivere. Avete visto, ho parlato di quell'ombra che interrompeva la prospettiva. Per fortuna si è arrivati più miti consigli, e opponendoci alla loro rimozione le cose sono rimaste così, con delle leggere modifiche. Tant'è che in un convegno subito dopo il restauro ci sono stati degli studiosi, lo potete consultare sul libro della Uni, mi sembra, del 1990, Andrea Pozzo, nell'ambito di quel convegno si parlò di disegni originali con angeli musicanti, tant'è che la galleria a quel tempo era nominata anche la Galleria degli Angeli Musicanti, che non credo si riferissero a quei due angioletti che suonavano su, ma probabilmente a quelli che erano in basso. Comunque non ha tolto e non ha aggiunto nulla al fatto che intanto il dato storico restasse lì, se non in certezza, nella certezza più assoluta, che non fossero originali. Caso contrario, avevamo questa parete con questa grata che i sondaggi lasciavano capire ci fosse qualcosa al di sotto.
Certamente angeli che erano, qui siamo al centro del punto di fuga prospettico, siamo sul disco e ci stiamo guardando a sinistra o a destra, perché è da qui che parte la prospettiva. E infatti vedete la lesena che qui da frontale piano piano inizia ad aprirsi nella prospettiva. Benissimo. In questo caso quella grata imitava altre grate che ancora non si vedevano, stranamente. Però i sondaggi davano la presenza. Ecco, questa era la grata. E eseguita su uno strato di gesso e colla piuttosto spesso, che ha permesso poi di fare questa doratura. Non coeva alla galleria. In questo caso quello che è apparso è un'immagine della Madonna, della Sacra Famiglia, in posizione frontale, assolutamente avulsa dal contesto stilistico di Andrea Pozzo. Cioè lui si impone di dipingere un qualcosa che non deve apparire come reale, ma come eseguito o su muro o su tela da un altro artista. E poi in fondo alla galleria compare nuovamente, ecco, comunque questa tenda. I sondaggi davano qualche segnale di particolarità. Già lo potete vedere da qua, Guardate questa sagoma che attraversava lo stipite architettonico di questa apertura. Ma eccolo qui, in luce radente, questo sondaggio dava la presenza di un personaggio. In più, sondando in più parti, c'erano le evidenze della presenza di una pittura al di sotto. Guardate nella luce radente come si vede proprio la giornata scontornata di questo personaggio. In questo caso, chieste le autorizzazioni, è stata rimossa, questi sono ancora ulteriori sondaggi, danno la presenza di due figure intere. Ecco cosa c'era sotto alla tenda. Una redazione anamorfica e estrema, perché siamo in fondo alla galleria, dove la grata sulla parete si deforma sempre più, di due angeli con una finta finestra che riproduce esattamente la finestra, la grata della finestra rifatta. Dunque qualcuno, se quella tenda fosse stata al tempo, eccetera, eccetera, avrebbe dovuto vedere, come lo è stato, la grata disegnata con quella foggia, con quella forgiatura, e riprodurla per coprire quella Madonna. Dunque è un tempo anteriore alla copertura di questa grata, perché ha esattamente riprodotto questa grata. Dunque la grata, poi viene coperta quell'immagine, e poi con una tenda viene coperta anche questa composizione di estrema anamorfosi. Questa è la parete prima e la parete dopo. Quella che possiamo vedere, incominciamo a notare che le anamorfosi, questa è la quadrettatura riportata, il rilievo grafico della tecnica esecutiva, le quadrettature in estrema anamorfosi riguardano i personaggi che sono sulle pareti, ma l'anamorfosi non segue ciò che è rappresentato all'interno dei riquadri. E cosa è rappresentato all'interno dei riquadri? Le storie della vita di Sant'Ignazio, così come sulla volta sono rappresentate le storie della vita di Sant'Ignazio. E questo
e questo è, come si può dire, è un punto cardine della, dei principi gesuitici. Perché? Ragioniamo. Ciò che deve apparire una rappresentazione, perché è nelle cornici, come la Madonna e come le scene, si può percepire solo standoli davanti, perché se ti allontani non funziona, non sono in anamorfosi e dunque subiscono l'influsso dell'aberrazione prospettica che noi, con il nostro apparato visivo, abbiamo. Allora, il discorso è tutto inverso. Ciò che può apparire vero, allontanandosi dal giusto punto di vista, appare un inganno e un'illusione. Tu per fruire del vero devi porti innanzi alla verità e allora percepirai la storia così com'è stata narrata. Le cose della vita non sono un'illusione. E questo rimanda, per non citare cose che mi competono relativamente, ma per non citarle in modo errato, rimanda agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, per i quali, attenzione, cito, le realtà più reali e le verità più vere non si trovano nelle apparenze del mondo, nonostante il fascino delle loro bellezze. Cambia il punto di vista, quindi cambia la realtà. Perché l'architettura del mondo è finzione e muta a secondo della prospettiva. L'immagine sacra invece è immutabile e sempre leggibile. Sant'Ignazio da Loyola. Lasciamo Sant'Ignazio e torniamo alla nostra tecnica. Qui siamo su quei due angeli in estrema anamorfosi. Guardate l'effetto della grafite. A e B sono due momenti. Qui abbiamo la giornata A. La giornata A è ancora fresca. B è la giornata a destra già terminata dell'architettura. L'uso della grafite cosa fa? Qui è ancora umido l'intonaco, non scrive, passa immediatamente sulla giornata terminata, indurita, e qui scrive. Lascia il segno. Ecco ancora là, guardate come riporta sulla giornata finita. Questi sono tutti segni di matita, che potrebbero sembrare appunto in prima vista degli scarabocchi, invece sono segni di matita che servono per far passare le linee della graticolazione sulle pareti, ed eccolo i nostri angeli, mostruosi, devo dire, ma che presentano anche un altro problema. Qui c'è un bel vaso anamorfico. Torniamo ai fiori. Se i fiori avevano un significato e dunque non seguivano la regola dell'anamorfosi, immaginiamoci se qui fossero stati disegnati in anamorfosi, non si sarebbero riconosciuti se non alla distanza, ma difficilmente leggibili. Se invece si fosse fatto un serto di fiori normale in questo vaso, tutto sarebbe andato vanificato, perché mettendosi davanti a questo vaso, il vaso appariva deformato, mentre i fiori apparivano perfettamente concepiti secondo però una visione frontale. Dunque sarebbe stata un'incongruenza, ma Andrea Pozzo comunque aveva previsto qualche cosa, perché qui su questa cornice c'è il segno della grafite che traccia probabilmente un ripensamento che poi non ha avuto più seguito. Dunque questi fiori sono importanti perché stanno sotto alle immagini sacre e non si deformano. L'abbinamento di quello che abbiamo letto negli esercizi spirituali tra significato del fiore e scena che stai rappresentando.
vedete anche questo vaso anamorfico, come abbiamo visto prima, con i fiori perfettamente percepibili in prospettiva centrale. Mi chiedo se può un restauro lasciare insoddisfatti. Io penso di sì. E questo della galleria, pensate, è un caso ancora aperto. Non si tratta tanto di Andrea Pozzo, quanto di chi era venuto prima di lui, perché Andrea Pozzo entra in quel corridoio quando già il borgognone, Jacques Courtois, detto il borgognone, Giacomo Cortese, detto il borgognone italianizzato, aveva già dipinto celetti, strombi e sottofinestre. Le finestre sono quattro, tre sono qui e due adesso ci giriamo, ecco, verso la porta e abbiamo, questa è la terza finestra e questa è la quarta finestra. Il Courtois già aveva, ma mi sorgeva un dubbio. Allora, queste sono la restituzione grafica degli elementi delle quattro finestre. Una di queste quattro però aveva il celetto sicuramente dipinto da Andrea Pozzo, perché questa scena è praticamente tal quale il bozzetto che si ritrova nell'abside, il bozzetto per la redazione finale di Sant'Ignazio davanti alla Vergine, che si ritrova nell'abside di Sant'Ignazio sviluppato in grande. Dunque, probabilmente, Courtois muore senza terminare questo celetto e per quello ci pensa Andrea Pozzo. Ma quello che non mi quadrava era l'osservazione delle sottofinestre. Oltre agli strombi e ai celetti, ma concentriamoci non tanto sulle scene, concentriamoci sulla sintassi decorativa degli elementi della cornice. Seguitemi. C'era qualcosa che non mi convinceva, perché qui avevamo, attenzione, partiamo da questa scena, della scena forse più importante della Vergine che detta a Sant'Ignazio, che ispira Sant'Ignazio per la regola. Guardate la cornice. Ha una sua conformazione, caratteristica, così come quelle dei celetti, ma soffermiamoci sul sottofinestra. Benissimo. Alla destra, e la chiameremo finestra C. Alla destra e alla sinistra di questa scena ne abbiamo altre due identiche, con la stessa dima, con lo stesso profilo, la cornice, come se fossimo andati dal corniciaio ad acquistare cornici, e vedete che sono ottagoni irregolari. Eccoli, questi sono ottagoni irregolari. Benissimo. E chiamiamole finestre B. E poi c'è una finestra A, qui, nella battaglia di Pamplona, in fondo, dipinta dal Courtois, con una forma di cornice che non erano né appartenente alla A, né appartenente alla C, né appartenente alle due B. Secondo la prassi decorativa a quel tempo non è che si derogasse molto. Che cosa si sarebbe dovuto fare? Si doveva fare una scena centrale importante, perché c'era la Vergine di fronte. Guardate, già abbiamo la Vergine, la Sacra Famiglia dipinta sul muro, la corrispondenza proprio compositiva. Dunque abbiamo la Vergine che è il momento chiave della vita di Sant'Ignazio, ai due lati due cornici, con storie di Sant'Ignazio ma con le cornici simili. Dunque va da sé che da quest'altra parte, all'estrema destra, qua giù, si sarebbe dovuta essere una cornice con questa forma. Non si lascia un modello di cornice così. O si fanno tutte diverse, oppure le due più vicine sono uguali e le due più lontane devono essere
vicine. Ma dov'è quest'altra finestra? Dove sarebbe potuta essere quest'altra finestra? Semplice. Al di fuori della galleria. Abbiamo nella galleria la finestra C con una sua cornice, le finestre B con una sua cornice e la finestra A con una cornice singola. Allora poteva essere questa l'altra finestra. Era questa? E perché è esclusa? Molto probabilmente Andrea Pozzo costruisce questo tramezzo per avere delle misure, dei parametri, adesso non sono un architetto, non sono un ingegnere, eccetera, ma dei parametri geometrici, matematici per calcolare la sua anamorfosi. Probabilmente se avesse incominciato da qua non avrebbe avuto quelle misure utili per poter sviluppare l'anamorfosi. Primo. Secondo, l'ingresso alle stanze, queste sono le stanze di Sant'Ignazio, l'ingresso antico era qui, prima della costruzione della galleria di Andrea Pozzo. Dal Borgognone in poi, o da Andrea Pozzo in poi, che è poco distante, l'ingresso è stato questo con le scalette e si entra da qua. Discorso fila? Forse, perché non contento di questo, sono andato a fare dei sondaggi proprio in quella finestra esterna. È presente la stessa identica tipologia di pittura presente nelle altre finestre. Dunque, con molta probabilità, quella finestra era la quinta finestra con il modulo di cornice identico a quello estremo denominato con la lettera A. Purtroppo, per scarsità di fondi, non hanno fatto recuperare, non è stato possibile. Credo, so che adesso forse un restauratore sta lavorando, vi assicuro mi sarebbe piaciuto poter togliermi quest'ultima curiosità, ma tant'è, speriamo che il lavoro venga bene, spero che il lavoro venga bene e che possa confermare ciò che si è intuito. Ma le sorprese non finiscono qui. Cantiere finito, si esce, via. Arrivederci, andiamo a casa, non è così. La curiosità innata del restauratore, chissà perché deve andare a stuzzicare anche la parete d'ingresso. E cosa compare dai sondaggi? Dei santi gesuiti. Questi sono santi gesuiti. E allora mano al bisturi, alla buona volontà, e per fortuna le tracce per il cablaggio elettrico, eccetera, non hanno offeso e ferito nessuna di queste figure importanti, tanto che ci hanno, dopo un paziente lavoro di recupero, ci hanno portato, eccole qua, al recupero della facciata d'ingresso, dove proprio c'è scritto questo andito, segna l'ingresso alle sante stanze di Ignazio dal Noione. Recuperati i due santi, Gesù e San Francesco, eccetera, il ritratto di Sant'Ignazio, prospettiva dal sotto in su centrale, e devo dire che questa è stato uno dei recuperi più importanti. Ma ci possiamo chiedere, ma come avvengono queste cose? Ma perché si ricopre con 6-7 strati di pittura un capolavoro, una parete così mirabile? Guardate queste ombre che si proiettano con questa luce dal sotto in su, guardate che meraviglia. E, sapete, la storia delle opere d'arte è strana. Facciamo anche un po' i conti con la storia, cioè la Compagnia di Gesù è stata sciolta diverse volte, eh? È stata proprio... Poi sotto il periodo napoleonico la galleria diventò acquartieramento di soldati e abbiamo trovato i soliti chiodi per appendere i fucili, le cose, eccetera. Poi ci possono essere stati dei periodi di disinfettazione.
si è dovuto disinfettare per delle malattie, allora lì si usava la calce. Data la prima scialbatura di calce, l'opera si può definitivamente considerare perduta, perché si perde la sua memoria storica nel tempo, tornano a rimbiancare, a rinverdire le tinte si accumulano e svanisce nel nulla. Ecco la vista esatta, attuale, da quando si entra. Questo era l'ingresso originale e questo è l'ingresso attualizzato. Allora, penso che, insomma, da quanto abbiamo visto, Andrea Pozzo possa tranquillamente essere svincolato, perché non è stato molto apprezzato dalla storia dell'arte ufficiale, ma penso che possa essere svincolato tranquillamente ormai dalla semplice etichetta di pittore quadraturista che gli era stato attribuito, perché in realtà è lui stesso che ci dice come già al suo tempo, già nel momento della sua esistenza fosse un po' criticato, escluso dai pittori che contavano, dall'ambiente che contava a quel tempo, le varie accademie di San Luca, eccetera, eccetera. Ma un pittore di genere, un pittore quadraturista. Vi leggo come lui termina il suo trattato. Chi ha voluto denigrare le mie opere perché non avevano più punti di vista e si potevano vedere da un solo punto, o era poco pratico d'arte, o seppur ne era, qualche smoderato effetto gli aveva offuscato la mente. Lo ha preso per un pazzo. Grazie.